Cristian, finalmente qua. Ti ho beccato. Ti sono stato sotto, sì. E finalmente sono riuscito a venire a trovarti qua a Milano, anche se non sembra di stare a Milano, sembra di stare in campagna. Anche se fuggo dallo stress della città, già da anni che fuggo. Ti credo, quindi, ti credo. Insomma. Poi ti chiederò un po' della Milano che hai vissuto invece quando era ragazzo. Volentieri. So che è stato un periodo formativo per te molto importante. Senti, io vorrei capire, come chiedo sempre ai batteristi che intervisto, come hai fatto, quando hai deciso di diventare, hai capito che potevi diventare musicista e quando hai avuto questa scintilla di impegnarti verso lo studio, verso insomma questa che nasce come una passione e poi per te è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Nasce come una passione, come tutti i bambini, parti e sei scatenato perché... appassionato di musica, io ho avuto la fortuna poi di avere la musica, una buona musica in casa, il papà suonava la tromba come hobbista, però in una band di jazz Dixieland ed era un appassionato di dischi, quindi giravano tantissimi dischi di jazz ai tempi pazzeschi, che se ne avessi qualcuno potrei venderli all'asta e fare veramente tanti soldi, perché avevo dei dischi veramente originali, vecchi Prestige di Miles Davis o di Coltrane, che adesso insomma appunto in Giappone, da dove sono tornato adesso, li ho visti a 3.000 euro per esempio, cioè arrivano fino a 10.000 euro, ho già tradotto dallo yen all'euro, quindi c'è un mercato pazzesco di vinili rari, esiste. Ti hanno supportato in casa quando hai detto voglio suonare la batteria? Dunque mi hanno supportato sì, perché comunque non ho mai avuto difficoltà se non un po' col solito problema del rumore in casa, quindi subito mia madre mi ha mandato giù in cantina, e di avere il figlio in camera che diciamo stamburellava dalla mattina alla sera non era il top per lei, e quindi mi ha messo giù in cantina. Io in cantina però ho sempre risolto tutto, ho avuto un vicinato ottimo che mi ha la portinaia d'accordo. Perché anche. Non facevi metal? Perché non facevo metal, esatto. Non esisteva, bravissimo, non esisteva il metal, se no mi sa che mi mandavano via, esatto. Velocemente. E quindi bravo. Suonavi i suoi dischi, come hai fatto a imparare? Sei andato subito a scuola, com'è stata la storia? Ho iniziato con i dischi, sì, la prima cosa era veramente il grammofono di fianco alla batteria, che naturalmente aveva un volume inferiore al suono della batteria, quindi ero costretto a suonare pianissimo. Ecco. In orchestra, mettevo sui dischi di Gene Krupa o di Buddy Rich in orchestra, chiaramente dei miei idoli, dei batteristi di riferimento in quel momento. Sì. Poi magari mettevo anche Chet Baker e accompagnavo il quartetto di Chet Baker con le spazzole, stavo lì, ma mi divertivo a mettere questo long playing di fianco e a così e immaginare di essere io il batterista, certo. Di quel disco. Poi sicuramente suonavo fuori dal contesto, non a tempo, non con il gusto che avrei dovuto fare, ma il fatto di suonare insieme a un disco comunque ti facilita tantissimo, no? a partire con la testa, ecco, certo. Dal punto di vista della fantasia, del divertimento, ero al top. Poi nell'esecuzione, se dovessi rivedere quei filmini, sarebbero osceni. Quando è che hai cominciato a dire oh, vabbè, adesso sto cominciando a suonare bene, hai capito che dovevi studiare? Sì. No, ma se non fossi andato a lezione non ne venivo fuori, non c'era niente da fare, perché c'erano meno informazioni, dalle copertine dei dischi facevo fatica a capire l'impugnatura del batterista, quindi la mia impugnatura ai tempi era questa, quindi io ho iniziato a suonare da ragazzino, a 7 anni facevo il batterista jazz e facevo questo. È stato Enrico Lucchini a mettermi il pollice medio sopra la bacchetta e a dirmi questa è la posizione. Quindi se non fossi andato a lezione non sarei potuto... Vogliamo parlare di quell'esperienza lì? Ti sono arrivate decine di domande, molte su il tuo percorso con Lucchini, di studio. Parliamone adesso. Parliamone adesso. O mai più. Diciamo tutto adesso. A che età hai cominciato con lui? È stato il tuo unico insegnante? Allora... ai tempi, premesso che a Milano non c'era niente, quindi non si parlava di lezioni di batteria. Ho chiesto a mio papà se potevo fare lezioni di batteria, perché mi ero reso conto che dopo ero piccolino, ero un ragazzino, però capivo che non riuscivo a fare le cose che sentivo nei dischi, quindi papà, posso fare lezioni? Posso? Allora lui mi ha portato da Gil Cupini, il grande batterista, era il alla fine degli anni 60, Gilberto Cupini era il grande batterista italiano. Si conoscevano
mi ha portato a vedere un concerto dove c'era Gil Cuppini che suonava, che era un mio idolo tra l'altro, perché apparteneva a dischi, a registrazioni di dischi che io ancora adesso ho a casa, che sono state quelle le mie prime su cui ho sognato. Quindi Gilberto Cuppini lo studiavo, seduto su una sedia, neanche su uno sgabello della batteria, c'è una fotografia pazzesca dove lui suona sulla sua batteria. Quindi quando ho visto Gilberto Cuppini dall'alto, perché ero uno scricciolino, mi sono emozionato e mi ricordo ancora Gilberto che disse, tirò fuori un pezzettino di carta, scrisse un numero, lo diede a mio papà e disse ok, abbiamo trovato il tuo uomo per le elezioni. Basta, mio papà ha fatto tutto, ha chiamato, ha risposto Enrico Lucchini, il quale gli ha fatto detto, la consulenza in pratica. Sì, mi ha fatto la consulenza, se non ci fosse stato Gilberto Cuppini il da Lucchini non ci arrivavo. E mio papà a quel punto mi ha accompagnato da Enrico Lucchini, parliamo della dunque 70, sì, 1970 circa, e mi ha portato da Enrico Lucchini in questo posto incredibile che descrivo, non so se è già stato descritto. Me l'hanno già raccontato, sì. Era il capolinea. Un'ala a parte. Bravo, un'ala a parte completamente distrutta, un'ala dove facevano, era una antica balera dismessa, come se fosse venuta la bomba atomica e le radiazioni avessero fatto morire tutti dentro, mancavano gli scheletri dentro in questo posto, con ancora tutti i cappellini delle feste, dei capodanni, era tutto con una polvere alta così, era un posto fatiscente, impressionante, ma anche affascinante, perché si parlava di spettacolo abbandonato, ecco, uno spettacolo abbandonato. All'interno di questa di stanza che si attraversava al buio, si arrivava a una porticina che dava su questa stanza piccola, sarà stata 10 metri, 15 metri, non lo so, dove c'era dentro due batterie. E mio papà mi ha portato lì, accompagnato anche dalla nonna, la mia nonna, e abbiamo aperto la porta e in quel momento suonavano, mi ricordo perfettamente, Paolo Pellegatti, che sarà stato un ragazzo giovane, sì. Io ero piccolino, però erano tutti adulti per me. Quindi Paolo Pellegatti, Beppe Sciuto, che ci ha lasciato, che è stato un grandissimo batterista, è stato uno dei più forti allievi di Enrico Lucchini, e l'altro era Elio Rivagli. E loro tre facevano delle cose, cioè adesso non mi ricordo se erano tutti e tre insieme, forse erano Paolo Pellegatti e Beppe Sciuto all'inizio all'unisono, facevano questi assoli tutti all'unisono. Mio papà era sconvolto, io dicevo mamma mia, ma sono capitato in un posto eccezionale dove qui si suona seriamente. E forse Elio Rivagli faceva le cose diversamente, oppure confondo anche i momenti, però comunque loro erano i grandi, gli adulti per me. Poi ovviamente ci sono stati tutti quelli diciamo della mia generazione che sono venuti dopo, ma vedi Max Furian, Gabriele Boria, Eugenio Mori, Giorgio Di Tullio, tutti questi batteristi erano della mia generazione, però sono venuti dopo, io ero un bambino. È un piccolo, certo. Sì, un boccia, come mi chiamava lui, boccia. E quindi niente, sono entrato lì e appunto la prima cosa mi ha rimesso a posto qua, fai così, fai qualcosa sulla batteria, facevo l'imitazione di Gin Krupa e lui probabilmente lì ha detto ok, va, si può fare, ma non ha mai... Non si è mai sbilanciato, non mi ha mai detto oh questo è forte, a mio papà sì. Lo porti pure a lezione, ok, può venire, certo, perché c'era anche quello, magari non si poteva andare, cioè lui era quello immagino che diceva. Avrà avuto una richiesta pazzesca, poi se a Milano comunque sì, c'era solo lui, perché sì. Poi arrivavano anche dalla Sardegna, c'è stato un grandissimo batterista che è Giampaolo Concheda che arrivava dalla Sardegna, che quando mi racconta la storia ti vengono i brividi, perché arriva alla stazione centrale poverino e deve andare in un albergo di prostitute per poter farla dormire e poi arrivare in questo posto di Lucchini, quando lo racconta c'è da emozionarsi. Bisogna fare un'intervista a Giampaolo solo per il racconto. L'ho conosciuto a Roma, l'ho conosciuto, gran personaggio. Grande, sì. Grandissimo. E quindi basta, da lì è partita tutta l'avventura di Enrico Lucchini e dello studio, studio di vita, più che dello studio sullo strumento. Certo, è ovvio che si faceva Dante Agostini, si apriva, c'erano gli esercizi, certo. Tecnici proprio, si metteva lì. Però lui è stato proprio un mentore per molti, no? Cioè, oltre che un insegnante. È stato quello. E l'aspetto di Lucchini era che
era un uomo che aveva avuto l'esperienza in orchestra, aveva fatto tutta la gavetta, quindi aveva girato l'Europa in orchestra da ballo, quindi suonava il valzer, il jazz, la prima disco music, sapeva fare tutto e gestire tutto, quindi aveva l'esperienza per poterti dire: oi, guarda che questa roba qui non funziona, cioè togliti dalla testa di voler fare tutti questi fraseggi, accompagna, incomincia prima a accompagnare, poi come suoni forte, oh per carità, faceva, mamma mia, piano piano, mamma mia, un cavernicolo, e quindi ti metteva giù subito e dice: allora si suona anche piano la batteria, cioè tutti questi aspetti. Tu ti fai tutto questo periodo da Lucchini, quanti anni hai studiato lì? Ho studiato circa 3 anni e mezzo, ho studiato dalla quarta elementare, quarta, quinta elementare, prima media, seconda media, terza media e poi mi mandano. Un boccia veramente. Sì, ero piccolino, sì. Sì. Quindi lettura, jazz, tutto quanto, già quell'età lì? No, perché da bambino non volevo studiare, non avevo voglia di studiare. E i bambini non vogliono studiare. I bambini apprendono durante la lezione. Io imparavo le cose vedendo Beppe Sciuto che faceva una cosa alla batteria, ma solo osservandolo, perché la capacità del bambino è quella. Chiedere a un bambino di mettersi a studiare un'ora, mi raccomando, nessuno mi ha mai detto niente, mio papà non m'ha mai, o mia mamma non mi hanno mai detto: Christian, vai a studiare batteria, è un'oretta. Mai fatto. Quindi io non ho mai studiato niente con Enrico, però perlomeno ho messo a posto le mani, ho messo a posto la tecnica base e non la lettura nella prima tranche, perché dopo io, dopo il liceo, sono tornato da Enrico Lucchini per imparare la lettura, perché mi stava qua. Che non fossi in grado di... Era lì che avevi capito che volevi provare a farlo di mestiere? O già ci pensavi da ragazzino, avevi il sogno di fare il batterista? No, allora da ragazzino avevo il sogno di diventare un batterista importante. Certo, è il sogno del batterista, è proiettato lì, no? Il bambino sogna, poi non sogna di volerlo fare come professione, non pensi alla professione. Io non ho mai pensato ai soldi, ma ancora oggi non penso ai soldi che guadagno quando suono. Io voglio, penso a: andrò a suonare con della gente brava, andrò a suonare una bella musica, devo essere preparato per questa bella musica. Questo è il mio target, non quello certo del dire i soldi o voglio diventare un professionista. Quindi mi sono trovato all'interno del professionismo senza accorgermi. E lì è stato quando sei arrivato con Elio Storietese? Allora, diciamo... Com'è andata? Cioè, come sei entrato? Com'è la storia? No, le storie tese, la storia è questa qua. Che io lavoravo già un pochettino professionalmente. Ero già entrato un po' nel mondo professionale a 22 anni, bazzicando intorno al Capolinea, questo locale che è stato il tempio della musica musicale italiana e internazionale. Quindi all'interno di questo Capolinea vedevamo delle band pazzesche, veniva Tony Williams a suonare, veniva Woody Herman, la grande big band di Woody Herman, nomi che magari non conoscevo, che poi imparavo a conoscere, quindi è uno stimolo immenso. Quindi grazie a quello io ho iniziato a lavorare al Capolinea al sabato, perché dall'84 circa ho iniziato a avere un giorno fisso in una band, un quintetto, dove suonavamo sax e tromba, piano, contrabbasso, batteria. È stato il mio primo ingaggio reale, sì. E lì devo ringraziare Riccardo Fioravanti, che era il bassista, il quale è stato il primo a far squillare il telefono di Christian a 22 anni, perché prima non squillava il telefono, non squillava mai, e io ero in depressione, perché studiavo le mie 3-4 ore al giorno, miglioravo, pensavo di essere pronto per andare a suonare e nessuno mi chiamava. Quello è stato un periodo duro in cui ho pensato anche: magari smetto. Butto dentro. Magari smetto, perché a un certo punto dico: ma se non mi chiama nessuno, vuol dire che evidentemente ho qualche problema che non mi dicono. E quindi ho avuto la mia depressione, quello è stato il mio periodo peggiore. Dal momento in cui ero al Capolinea ogni sabato è partita la mia professionalità, e lì mi sono fatto le ossa, perché ho fatto tutte le jam session, mi hanno mazzolato, ne ho viste di tutti i colori, perché lì è una scuola buona, la scuola in cui poi sale uno a suonare, ci gira e dice: oh, ma la struttura del pezzo non la sai.
non lo so, poi ci pensi, dici, ma cacchio, in effetti non la so la struttura del pezzo, sarà meglio che mi vada a studiare le strutture dei brani e di tutti gli standard, perché se no io qua faccio la jam session, mi cacciano, faccio la figuracce, non volevo fare figuracce, certo. Ma lì a capolinea me ne sono successe, ho perso l'audizione dell'orchestra di capolinea, che è stata una delle più grosse sconfitte morali personali, perché cavolo, stavano costituendo la big band del capolinea con tutti i ragazzi giovani, i migliori musicisti dell'Interland milanese. Sì, era proprio la tua storia. Ero perfetto lì dentro, perché dico, cacchio, io è da una vita che suono i dischi di Woody Herman, Buddy Rich, Gene Krupa, Mel Lewis, The Jones, conosco la big band, io so suonare in big band. Poi da lì a realizzare la cosa, magari ero sicuro di farcela, ma non era detto che avrei avuto una qualità buona o massima, sì, come la pensavo io nella testa. Però c'è l'audizione e tutti i batteristi andavano a fare l'audizione, quindi andavano su di tutto, è andato in quell'audizione lì. E poi è toccato anche a me, quando sono salito ero tutto contento, ma pensa alla mia testa, sono partito, è partito il pezzo. Tra l'altro, arrangiatore Attilio Donadio, che è stato uno storico sassofonista dell'orchestra di Gorny Kramer, uno che gli arrangiamenti e la musica la conosceva bene, con cui non si sarebbe scherzato dal punto di vista musicale. Quindi no, era una roba seria quell'audizione. Salgo, partitura, io non so leggere una nota, parto, parte l'orchestra, e io accenno a qualche... kick da fare, sì, con l'orchestra, ma naturalmente non quello che c'era scritto. Sì. E faccio 32 misure, si ferma l'orchestra, grazie, tutto ok, scendo, nessuno mi dice niente. Poi... Dice male sta cosa. Dice male, ovviamente. Nessuno mi dice niente e vado nel dimenticatoio. A quel punto, poi dopo mi informo tra tutti i batteristi, ma chi è che ha preso? Perché dopo a un certo punto hanno preso un batterista, cavolo! E dico, ma come mai? Me lo sono chiesto fra gli altri batteristi. Vabbè, poi è arrivata la notizia, perché tu non leggi una nota, Cristian. Cioè, cosa pensi di andare in big band a suonare e non saper neanche decifrare la cosa? Non puoi farcela. E mi ricordo che appunto mi sono detto, adesso torno da Enrico e vado anche da Bruno Fraimini, che era un ex allievo di Enrico, che leggeva benissimo perché aveva studiato anche il classico, quindi vado, io voglio imparare a solfeggiare. Andiamo a Elio Storie Tese, entri con loro primi anni 90, 90-91 se non sbaglio, quindi proprio all'inizio. Io tra l'altro te lo raccontavo prima, ho una cassettina demo pirata, sì, prima che uscisse il primo disco, i miei fratelli erano fan, io vi ho visti, ma non ricordo se eri tu alla batteria, no, avrò avuto no, 9, batteria elettronica. C'era un concerto, nella demo, sì, nella... io vi ho visto in concerto a Cuneo, perché io abitavo là da bambino, 90-91, non so se c'eri tu, però a casa mia eravamo fan, abbiamo il vinile, abbiamo tutto, insomma. Comunque... se c'era un batterista ero io, perché sì, sono stato il primo batterista delle tournée, perché sì, io sono stato chiamato perché avevano bisogno di un batterista, perché loro suonavano con la Lesis. Okay. A un certo punto Elio, in maniera ironica, dice nella storia di Elio le Storie Tese, che parte dall'83, dice a un certo punto i batteristi erano talmente scadenti, i batteristi che mi arrivavano dietro, che io non, a un certo punto abbiamo pensato, andiamo avanti senza batterista, sì, e quindi Rocco Tanica si è messo a programmare di notte in la Lesis, che è una macchina complessa anche, sì, da memorizzare, con tutte le dinamiche, quindi aveva fatto, sì, delle performance pazzesche di batteria, con tutte le dinamiche, come se fosse un vero batterista, e suonavano con questa Lesis. Io li ho conosciuti così, e li ho le Storie e Tese. Tu sei entrato perché Faso, suonavi con Faso, è così, lui, sì, ti ha un po' tirato dentro. Sì, Faso, devo ringraziarlo, perché comunque io e Faso già eravamo un po' dei cantinari affini, quindi lui veniva magari dove si suonava nella mia zona, nella cantina dove si suonava e si facevano i pezzi, non so, dico io, di Tom Scott, di musica fusion, sì, o dei Weather Report, e io andavo nella cantina di suo papà, del ristorante di suo papà, dove c'era una batteria, ampli del basso, ampli della chitarra, c'era tutto, e andavo là e mi divertivo a suonare con lui, improvvisando, inventando proprio come due pazzi che suonano, registravamo queste cassette all'infinito, perché registravamo, ma poi non le ascoltavamo quasi neanche, giravamo sta C90 e registravamo come se
stessimo mettendo giù le, non so io, la nonna di Beethoven, sì, della nostra testa, chissà che cosa avevamo nella testa. No, comunque erano stimoli. E come dai, sono stati gli esordi lì? Sei entrato bene o hai avuto difficoltà? Ma io sono entrato con la spocchia del ragazzino, so tutto io, vengo dal jazz, quindi sono un figo. Errore madornale, prima cosa da non fare. E quindi ho detto sì. Quando Fasu mi ha detto facciamo una prova come band in una sala prove, al Free Sound in via Washington a Milano. Bene, questi sono i pezzi, studiateli. Cassonetto, non so, John Holmes, non mi ricordo neanche esattamente cosa era, ma devo aver fatto tre pezzi. Me li sono tirati giù, perché non ero proprio così cretino da non tirarli giù. Sì. Cioè, i però compiti li hai fatti con sufficienza. Ah, capito. Quindi ho affrontato questa audizione. Ecco che la sto suonando. Non è che ho sentito l'ovazione del gruppo che mi ha detto: figata, bravo Cristian! Ok, tutto ok, sì, bene, possiamo rifare quella parte, possiamo fare quella. Perché, scusa, apro una parentesi, loro a quel punto erano già una band nota nell'ambiente, diciamo, underground, se così sì, vogliamo dire, esatto. Perché so che, mi ricordo che facevano numeri, la gente andava ai concerti, però non era ancora una band famosa, no, mainstream, come poi è diventata dopo, bravo, semmai. Quindi magari l'approccio di un ragazzo, comunque relativamente giovane, andare lì all'audizione, dice, non è che vado a fare l'audizione per Michael Jackson, no? È stato questo il discorso. Giustissimo. Tu, o era il tuo mindset proprio di allora? È una giusta osservazione questa, ma devi pensare che il mio mondo era Milano. E io e le Storie Tese erano i capi indiscussi dei locali di Milano. Ah, quindi okay, erano gli unici a riempire i locali come se fosse l'evento. Quindi era già la migliore band di Milano. Quindi per me, nel mio microcosmo, era l'audizione più importante del mondo. Tra l'altro, avevano fatto il primo disco, e stava uscendo il primo disco e sapevano già che sarebbero dovuti andare in tour, e non si può andare. Il produttore, Claudio Dentes, deve aver detto al gruppo: ragazzi, ma la batteria ci vuole, non è che andate a fare la tournée con la batteria elettronica, siete una band, adesso dovete partire e fare un salto. Sì. Ecco perché mi hanno tirato dentro, e devo dire che probabilmente Elio mi ha visto del buono all'interno della mia spocchia, perché mi ha confidato poi in un secondo momento che secondo lui un batterista che arrivava dal jazz era in grado poi di migliorare e di poter affrontare anche il rock nella giusta maniera. Il contrario meno, okay, nella sua testa, questo è stato il ragionamento. Non perché so, loro avevano un approccio particolarmente rockettaro, sì, in quel periodo lì, e tu, certo, la conoscevi quella musica? No. La imitavo, ma senza la consapevolezza della modalità con cui bisogna suonare. Ogni musica deve essere suonata con il peso della musica, la storia. Come fai a suonare rock senza aver ascoltato i Led Zeppelin? E io i Led Zeppelin non li avevo ascoltati. Quindi Elio, che era nato con i Led Zeppelin, perché era il suo gruppo, ma Led Zeppelin soprattutto è il gruppo di riferimento per Elio, è ovvio che ha capito subito che non c'era il peso, il mio tu, ta, tu, non era quello vero, sì, e quindi ha detto, però mi ha dato la chance, ecco, sì, è stato meno male, perché se no la mia avventura non sarebbe andata più. Senti, tu hai fatto quasi 30 anni con loro, io molte cose sono già note, quindi non voglio stare a chiederti, poi ci sono tantissime domande, Sanremo, tutti gli exploit, certo, eccetera, certo, eccetera. Io voglio sapere invece, negli anni, che cosa ti è rimasto, cosa hai imparato musicalmente, umanamente, cosa invece sei patito in qualche momento di questo percorso, se hai avuto dei problemi durante questa tua storia musicale, che comunque è una band tra le più importanti della storia della musica italiana. Insomma, penso che sia stata una band importante, e tu mi dici cosa ho patito. Sicuramente ho patito dovermi adattare spesso a delle esigenze musicali, delle richieste sicuramente
difficile da spiegare, erano delle richieste corrette da parte dei componenti di Le Storie Tese, ma magari a volte antibatteristiche, difficili. Ti faccio un esempio. Rocco Tanica, che è un meticoloso e un preciso, e ha nella sua testa la visione di quello che deve essere, perché è geniale in quello, vede già tutto, vede anche come il batterista deve affrontare quel pezzo. Allora, se Rocco Tanica, mentre io sto provando il pezzo, mi chiede di aprire il Charleston sull'ultimo sedicesimo della misura di un groove magari che già è complesso, e poi mi dice perché non lo apri anche sul secondo quarto della misura dopo, in quel momento per me è difficile, perché mi metti in una difficoltà meccanica proprio. E queste sono state le mie difficoltà, di poter assecondare immediatamente le richieste soprattutto di Rocco Tanica, che è stato un puntiglioso, meticoloso. Ce l'avevo sul collo, ma mi ha insegnato tanto, perché questa modalità di accettare, di cercare di assecondarlo, ha fatto sì che io abbia visto con più ampiezza le mie possibilità. Allora, se mi chiede questa cosa che io non riesco a fare in 10 minuti, vado a casa, la studio e gliela porto e cerco di farlo. Oppure, nelle prime due concerti di tour, senti, Rocco, dammi tempo che ci arriverò. E poi ci arrivo. Quando ci arrivo, sento che nella musica ha un senso quello che lui mi chiedeva, sono contento di averlo fatto perché ho imparato una cosa nuova. E queste sono le difficoltà. Diciamo che ho trovato, però i plus, se vogliamo parlare dei plus di Elio Le Storie Tese, il fatto di entrare in una band così meticolosa, così attenta al dettaglio, che io non avevo, mi ha catapultato di colpo in un'altra dimensione. Il colpo sul rullante è questo e deve essere sempre questo, sì. Quando poi apro il Charleston deve essere pulito a mezza forza, sì. Quando lo devo suonare alla John Bonham aperto deve essere veramente aperto, che si muove così, sì. Allora fallo però, Christian. Cioè, ci sono tutti questi dettagli da mettere a posto. Bene, cominciamo a metterli a posto. Questo è un'attenzione che non avevo. Per me era, suoniamo anni 70, no? Sì, poi vediamo. No. Lo stacco te lo tiri giù e te lo tiri giù perfetto, se no non funziona. E deve essere sempre lì, quello stacco. Chiaro. Questo è un motivo di crescita, sicuramente. Ma se devo dirti, la cosa più importante che ho imparato dal gruppo è stata l'elasticità di accettare tutto, prima di dire no. Cioè, siamo alle prove. Senti, mi viene bene il mio groove, funziona tutto. Cristian, ma perché non provi anche a farlo in un'altra maniera? Che io dico, ma cacchio, ma sta venendo bene, tutto a posto, il mio groove ce l'ho. Prova a fare quello. Le prime volte mi indispettivo, no? Poi ho capito che no, invece bisogna essere aperti. Sì, te lo provo. Poi magari, avevi ragione tu, è meglio. Ma questa cosa, per curiosità, valeva per tutti o in particolare si andava a lavorare soprattutto? Ok. Il batterista è quello che subisce tutto, e tu lo sai meglio di me. Il batterista è un po' il parafulmine del gruppo. Quindi dico, sicuramente tutti hanno sempre, sono tutti un po' batteristi, no? Sono tutti arrangiatori della batteria. Perché è più facile dire al batterista, ma perché quel colpo lì non lo dai sul crash di là? Sì, ho capito, ma io ho una diteggiatura qui che per arrivare di là faccio fatica. Quindi tutti si permettono di poter parlare di batteria, però devo dire che questa apertura la vedevo negli altri anche, sugli altri, quindi okay. Lo stesso Faso, quando c'era da provare, perché non provi questa linea di basso così, non fai questo, che anche per lui era difficile, lo provava. Allora ho apprezzato questo. Mentalità, sì, diciamo comune a tutta la band. Apertura, si prova tutto, poi si scartano, se non viene bene, si scarta, si fa il meglio, quindi è sempre teso a fare il pezzo in una maniera migliore, renderlo più bello, cioè la musica che si innalza in quel punto, non ti innalzi tu come musicista. Quindi ecco il lavoro, questo è stato veramente un insegnamento, l'elasticità di assecondare sempre le richieste.
piacerebbe anche parlare poi di alcune difficoltà che ho avuto a livello professionale, vere, le vere difficoltà che ancora ricordo, perché sono stati dei momenti veramente di terrore mio. Uno sicuramente che ricordo, ricordo molto, molto, molto forte, è stato durante le riprese del Night Express, era una trasmissione, sì, live, con Elio e le Storie Tese, dovevamo suonare i nostri brani. Dobbiamo fare La Terra dei Cachi. Quando arrivo, dopo la intro della Terra dei Cachi, in cui Elio canta appalti truccati, motorini truccati, insomma, i visaggi delle dive, e lì devo entrare, fare un fill e entrare. Bene, siccome i pezzi di Elio e le Storie Tese io li imparo a memoria, non sto lì tanto a... In quel momento lì ho il bianco, vedo, o il nero, diciamo, non so più dove devo mettere quel fill per far entrare Elio, quindi non faccio il fill, non entra Elio, casino, si ferma tutta la trasmissione con la gente, perché erano delle dirette registrate, quindi sentivo il peso del fatto che eravamo live, alla fine era un live in diretta, ma l'avrebbero dato, vabbè, tutto regista, ah, fermi tutti, rifacciamo, dico, cacchio, perché non te lo ricordi, Christian? Vabbè, ok, ripartiamo di nuovo, riparto di nuovo, arrivo al punto, mentre arrivo al punto dico, non ce la farò mai, non ce la farò mai, e infatti, pum, di nuovo sbaglio, cacchio, tutto fermo di nuovo, regista, fermi tutti di nuovo, a quel punto Rocco Tanica si alza, viene da me per aiutarmi, Cristiano, ma cosa c'hai, non ti ricordi più, ma lì devi contare così, e mi conta la sua maniera. Ancora peggio. Invece di aiutarmi mi mette in una seria difficoltà. A quel punto io tiro un sospiro e dico, non avevo il tempo di ripensare a come l'avevo memorizzato a Sanremo, non mi veniva più in mente, quindi dico, vabbè, ripartiamo, e lì ho avuto la buona stella, una buona stella che mi ha guardato dall'alto, qualcuno che mi ha guardato dall'alto, perché io sono entrato e la terza volta l'ho fatto e il pezzo è andato, ma io dopo il pezzo sono morto, perché ho fatto il pezzo perdendo 2 anni di vita, ho pensato, meno male che c'è qualcuno che mi ha guardato da lassù e mi ha graziato. Poi un momento terribile l'ho avuto, e questo può essere di insegnamento a tutti i ragazzi, perché quando provi in cantina o in sala prove hai un tipo di audio bello, nel senso che ti senti molto vicino, perché si è sempre vicini, quindi fai le prove e vai da Dio. Poi con Elio e le Storie Tese, provi in cantinetta, tutto da Dio, perfetto, vado a fare Milza, mi ricordo la prima data della tournée, siamo a Pescara in una specie di palasport dove non si capisce niente, parte Milza e io non capisco più niente. Nel senso che praticamente non avevo neanche più riferimenti dei musicali, che sono quelli che mi mandano avanti. Ho dovuto cantarmi il pezzo mentre suonavo, ma morendo dentro di me. Sì. Mi scioglievo e dicevo, fai Christian di riuscire ad uscire da questo terrore, da questa situazione, perché stavo morendo, morivo, e pensavo, devo farcela, devo portare a casa il pezzo, perché pensavo di bloccarmi, di dire, scusate, ma tutti davanti al Palasport, io questo pezzo non riesco a suonarlo. Ecco, ma tu sono normalmente soffri queste cose, un po' di ansia, preconcerto? Sì, sono ansioso, sono un precisino, mi metto sempre tutte le... Ah, deve andare così, deve andare così, devo fare quello, devo fare l'altro. Sono un po' ansioso, sì, sicuramente sì. Quello c'è. E questa però... cosa la superi con la iperpreparazione, immagino? Sì, ecco, è vero. Studio tanto prima, perché non voglio trovarmi nella difficoltà di dire, ah, ma com'era quella cosa? No. L'ho fatta, l'ho studiata 300 volte in cantina, in garage, nel box, e quindi la so. E poi ci sono difficoltà che non riguardano la musica. Me ne ricordo una velocissima al dopo festival di Sanremo, Bruno Vespa che ci fa le interviste, che conduce il dopo festival. Dopo festival fa tante domande, poi a un certo punto arriva una domanda, il microfono lo metteva in bocca a ognuno di noi, no? Quindi io ero terrorizzato, già non volevo ricevere la domanda da Bruno Vespa, perché dico, cacchio, chissà che domanda mi fa. Mica a un certo punto dice, sì, voi fate tanto, siete sempre i ragazzi corretti, sì, e come la mettiamo invece col film Luci Rosse con Rocco Siffredi? E si lancia e vedo che sta arrivando da me. In quel momento io muoio e dico, ecco, da qui non uscirò. Cioè, tutta l'Italia saprà che Christian non è in grado di rispondere a una domanda del genere, farò una figura del cacchio, metterò in crisi tutto il gruppo
E lì quel microfono viene intercettato da Rocco Tanica, il quale prende il microfono e dice: ma era solo un film dove noi facevamo, era solo un film di petting spinto. E tutti si mettono a ridere e finisce la domanda. E tu salvo. E io salvo. Quello è stato un momento che mi ricorderò per tutta la vita. E grazie a Rocco Tanica che mi hai salvato. Cristian, ufficialmente penso che non sono mai arrivate tante domande per lo stesso batterista, io già un po' le ho filtrate, non riusciremo a farle tutte, molte si ripetono, mi scuso già perché c'è stato un entusiasmo veramente pazzesco. Sì, quindi sono contento. Comunque, partiamo dalle domande su Elio, visto che siamo su Elio. Partiamo dalle domande su Elio. Michele Alloggio ti chiede: visto la tua lunga collaborazione con Faso, quali sono gli aspetti che un batterista cerca in un bassista per esaltare il suo suono e viceversa? Beh, io dico questo, per me il bassista deve avere un bellissimo suono, prorompente, un bel suono, tiro in quello che suona, ma poi deve avere la caratteristica che ha Faso, che è l'interplay, la capacità di modificare in tempo reale, in base ai tuoi movimenti sulla batteria, delle linee di basso che assecondano la tua batteria e che ti portano e creano la sezione ritmica vitale, una sezione ritmica che vive, che non è solo un pattern, è qualche cosa che si muove, ma perché lui ha questa capacità di avere un interplay. Quindi per me l'interplay è molto importante nella musica. Questa è la risposta. David Pocci ti chiede: se non avessi avuto successo con gli Eli, con quale band avresti voluto essere e in che genere musicale? E qual è il genere batteristico che adori di più suonare? Sicuramente qualsiasi situazione jazzistica mi sarebbe piaciuto. Mi piace suonare jazz, non mi piace suonare free jazz, non mi piace l'avanguardia del jazz, una certa avanguardia newyorkese, un po' snob. Mi annoia un po', però se avessi dovuto scegliere nella pop music e non avessi avuto io le sue tesi, avrei fatto invidio Roberto Gualdi, che è stato il batterista di Lucio Dalla. Per me suonare con Lucio Dalla sarebbe stato il massimo, penso, perché è la musica, c'è tutto lì dentro, lì trovo il jazz, l'ironia, la pop music fatta bene, l'improvvisazione, l'interplay, c'è tutto. Però anche Pino Daniele, Fabio Concato, questi sono diciamo gli artisti con i quali mi sarebbe piaciuto confrontarmi. Caio Nipi ti chiede: con la marea di informazioni valide oggi disponibili in internet, ha ancora senso affidarsi a un insegnante? O l'insegnante è diventato più un coach che controlla i tuoi movimenti, ti motiva, ti disciplina e ti fa stare on track sulla tabella di marcia? Hai risposto alla tua domanda. L'insegnante ti fa da coach, ti controlla. Il web non ti controlla. Se tu non hai qualcuno che ti dica guarda che questa cosa la stai suonando bene, ma non hai la dinamica giusta, oppure prova a farla in questa maniera a una certa velocità, te lo dice l'insegnante, non te lo dice il web. Il web ti dà tantissime informazioni, però non ti controlla. Quindi io dico, ci vorrebbe un mix fra insegnante e web. Cristian Giardi ti chiede: quali sono i dischi e i libri che consiglieresti di ascoltare e leggere? Ho già visto che mi hai preparato qualcosina. Sì, allora, che velocemente, in anticipo. Velocemente dico questo. Ad esempio, questo è un bellissimo libro, Il martello degli dei, Led Zeppelin, la storia delle Zeppelin, illuminante, è affascinante, scritta bene. A me piacciono i libri scritti bene. Certo, se poi parliamo di John Bonham, questo mi è piaciuto tantissimo perché è scritto dal fratello. Sì. Il motore, l'hai letto tu? No, non l'ho letto. Fantastico. No, perché entri nel vivo della vita. Me ne hanno parlato, uno dei lì, ce l'ho nel carrello da non so quando. Favoloso, è la personalità di John Bonham e chi era lui. Se non te lo dice il fratello, sì, se lo può dire. Sì, non lo sa nessuno. Poi, qui ho un... questo è un bellissimo... su Buddy Rich non ce ne sono tanti, ma questo è quello che... assolutamente ti dà il taglio del suo aspetto umorale. Buddy Rich poteva passare da momenti di ira a momenti di grande generosità. Questo John Meehan è un giornalista che a un certo punto, per un periodo della sua vita, lo accompagnava in giro per i tour. Quindi ha visto tutti i retroscena di Buddy Rich, quelli mai raccontati. Qua c'è veramente cioè l'uomo, il Buddy Rich. Sì, questo è assolutamente. Beh, e questa è in inglese solo quello. È in inglese, The Torment, perché io poi li metto nelle note, lo specifico perché sì.
ahimè in inglese, okay, però okay. È talmente bello. Sì. Questo è da avere, è l'autobiografia di Miles, di Quincy Troup, è da avere perché è la storia della musica del Novecento raccontata da un musicista, quindi non è un giornalista che ti racconta tutta la storia, te lo racconta Miles Davis con degli aspetti musicali molto interessanti che possono essere utili a noi musicisti, questo è da avere assolutamente, io la farei leggere al liceo. Sì. Fantastico. Sui dischi cos'hai? Già vedo. Allora, no, i dischi no, purtroppo non ho, qua non ho niente. Tutto. No, non ho, ho poca, no, no nel allora, senso che allora no, aspetta. ti dico, ce li ho i dischi, io ho tantissimi dischi. Se dovessi consigliare i miei dischi, al minimo sarebbero 1000. Però ne dico 4 a caso. Vai. 4 che mi hanno illuminato, non so. Il gruppo Azimuth che ho amato e amo ancora, brasiliano. Ha fatto tantissimi dischi, ne consiglio uno, Cascades. Poi se uno vuole studiare un po' le cose Latin Brasil, uno degli ultimi si chiama Aurora, gli altri. Te l'hanno chiesto in 6 o 7 queste cose. Bene, qua. Perfetto. Benissimo, perfetto. George Duke, assolutamente avere un disco di George Duke, però adesso io non so, Brazilian Love Affair sicuramente è un super disco, lo consiglio. Larry Carlton, Friends. Un grande disco dove c'è Jeff Porcaro che suona come un dio e che mi ha sempre affascinato. E che dire di altri? Cioè, cosa faccio? Donald Fagen, The Nightfly? Sì. Potremmo andare avanti all'infinito, però sui dischi dobbiamo aprire una rubrica nuova, batteristi e i dischi consigliati. Fantastico. Qua c'è una domanda molto interessante, anch'io sono stracurioso, di Nicola Lauricella che ti chiede: cosa pensi dell'impostazione traditional e della mesh? Quanto cambia e se influisce sul suono secondo te? Anzi, allarghiamo un po' la domanda a... Le usi entrambe? Quali preferisci? No, tornando indietro, cosa faresti? Io, se tornassi indietro, sarei così. Matched. Secondo me questa è l'impugnatura più naturale per un batterista. Se tu metti le bacchette in mano a un bambino di 5 anni, le mette così, giusto? Le impugna in questa maniera. La traditional è una vecchia tradizione che si porta avanti. Io sono stato impostato con la traditional, ma perché negli anni 70 ti impostavano così, Enrico ti impostava così. Adesso cambierei subito. Solo che cambiare adesso per me è difficile, perché devi ristudiare il push tutto. And pull che con la destra ho, con la sinistra non ce l'ho. Scusa, rifammelo la destra. mannaggia. E vai a studiarlo. No, ma ho provato anche a studiarlo, ma il mio 2-1 massimo della velocità è questo della match. Allora ecco che mi a questo punto. Ma la limitazione che tu trovi è nel fatto del volume, della spalla che ti fa male, cioè cos'è che sì. Perché no? La forza. Perché non è naturale? È innaturale perché sei già storto, sei messo così. Ma la forza, hai una forza inferiore. Io nel 2-1 fatto veloce ho massimo questa intensità. Dall'altra parte chiaro. Ho molta più forza, quindi prediligo assolutamente la matched. Famularo mi dice sempre: se la traditional fosse veramente ok, perché non suoneremmo con due traditional? Ciao. Perfetto. Andiamo nel tuo stile. Corrado Greco chiede: come costruisci i fraseggi, da cosa nascono le idee? Ogni batterista deve avere una sua originalità nel fraseggio. Quindi io penso che un batterista debba avere una valigia con dentro tutti i fraseggi dei più grandi batteristi della storia, una valigia che però tieni qua, tieni di fianco, dalla quale tiri su questi fraseggi un po' mischiati, no? Ma poi debba avere ben chiaro 5, 6, 7 pattern tuoi, originali, che ti sei tirato giù, che senti che non li fa nessuno, che senti che è una cosa tua, te la riascolti, studiati a tutte le velocità, a tutte le dinamiche, che veramente sono pattern tuoi, e a quel punto il giusto mix di tutto fa sì che tu sia un batterista originale e meno patternoso. Il rischio di oggi, io amo i batteristi che vedo oggi suonare, tutti questi giovani che suonano come dei pazzi, soprattutto i neri che sono micidiali, hanno a volte dei pattern molto simili. Era la domanda che ti volevo fare,
cioè se ti piace questa nuova batteria Gospel Chops, questo modo di suonare. Il gospel mi affascina, mi piacciono tantissimo questi batteristi, ma penso che diciamo un ragazzo giovane oggi debba pensare di essere originale, il più possibile originale, e quindi non allinearsi neanche a quel mondo, prendere da quel mondo. Io non prendo da quel mondo perché tecnicamente sono troppo difficili per me. Pensare adesso di rimettermi in discussione, sembrerei un vecchio trombone che vuole imitare male i gospel drummer. Non lo voglio fare, però secondo me l'originalità è l'arma più forte che tu puoi avere musicalmente. Tu potresti avere 4 pattern semplicissimi, ma quando li metti dentro sei tu. E allora hai vinto tu in quella cosa e sei mondiale, sei là. Senti, oggi studi, hai delle routine di studio, ti eserciti regolarmente, com'è la storia? Studio pochissimo. È una domanda che ti fa anche Domenico Pestilli, così lo citiamo. Sì, grazie per la domanda, studio pochissimo. E anche altre, vabbè, comunque. Cioè. Ragazzi, allora, vi dico che studio poco perché non ho tanto tempo. Faccio la mia routine è questa, colazione. E poi ho 30 minuti che mi ricavo io, dove sto sul pad, ma così a fare questi rudimenti, ma per avere nelle mani un po' di memoria muscolare. Fine, guardo la televisione, guardo Rai Scuola, Rai Storia, miglioro diciamo le mie informazioni nel mondo, perché mi piace moltissimo, sono dei canali che adoro e basta, dopodiché vado a studiare i repertori e appunto tutti i pezzi che dovrò suonare in giro nei concerti, perché quelli li voglio suonare bene. Giuseppe Spadaro ti chiede: quale batterista di tutti i tempi consideri il migliore, quale il più sopravvalutato e chi è per te il più talentuoso tra i giovani nel panorama mondiale e italiano? Quante domande. Allora, Giuseppe. Allora, partiamo dal presupposto che amo in generale i batteristi, li amo tutti, mi piacciono tutti i batteristi, perché italiani e internazionali, perché da ognuno io vedo qualche cosa che non sono in grado di fare e quindi mi sento sempre lì. Loro li vedo sempre in alto, su un piedistallo, e questo è il presupposto. Quindi non amo, ecco, se c'è una categoria di batteristi che non amo, sono forse i batteristi quelli da Festival della Birra, dove viene suonato quel country rock aggressivo, pestato, senza un'attenzione a rispettare il country rock, che secondo me deve essere fatto. Ecco, non mi piace il batterista cavernicolo. Questo sono un po' snob in questo, lo dico. Amo i batteristi che hanno la dinamica, che conoscono il fraseggio e si esprimono con una delicatezza. Sì. È come essere educato quando parli, insomma, non mi piace la grossolanità, ecco, nel batterista. Arriviamo ai nomi. Io sono nato ascoltando Gene Krupa, George Wetling, sono stati dei miei idoli, poi è arrivato Buddy Rich, poi è arrivato Philly Joe Jones, Max Roach, Roy Haynes e così via. Poi è arrivato Steve Gadd, perché è lo stesso Lucchini, a un certo punto c'era Elio Livalli, Elio che imitava Steve Gadd, quindi era l'unico modo per sentire come suonava Steve Gadd, era ascoltare Elio, perché intanto diceva: Elio, vai sulla batteria e facci sentire, e lui... E noi sentivamo: Madonna, che figata questa roba, è troppo figo, mi piace troppo Steve Gadd senza averlo neanche conosciuto, quindi pensa che roba incredibile. E da lì avanti, Billy Cobham, Tony Williams, per arrivare a oggi. Adesso guardo i Vic Firth Jam e dico: mamma mia, ma non ce n'è uno che non mi piace. Ieri sera ho visto il nuovo di Steve Smith. Madonna, Steve Smith, ma quanti anni ha? Ma suona come una bestia. È riuscito a... C'ha un linguaggio poi modernissimo anche. A un certo punto parte con sto solo, fa tutto. Sì, fa le cose indiane dentro. Sono andato a vederlo anch'io. No, quelli sono questo è un genio. Sono pazzesco. Tutti forti. Sono tutti forti. Non ce n'è uno che non mi piace lì dentro. Ecco, quello è un livello micidiale. Però lì c'è Peter Erskine che pur essendo, diciamo, della vecchia generazione, fa un pezzo che
ammazza tutto il V-Jam, Vic Firth Jam, perché è, il pezzo è musicalmente bellissimo. Ma poi ci sono i Benny Grab con una musicalità pazzesca, il Matt Garska, Matt Garska, micidiale, che c'ha un po' le ritmie, la dominazione del tempo, che vorrei avere il 10% di suo. C'è Devon Taylor, un nero che c'ha un tiro, è selvaggio, mi piace tantissimo. E poi c'è il mio idolo del momento, che è Stanley Randolph, che è il batterista, no, che si è fatto le ossa con Stevie Wonder, e che sta suonando come un pazzo, cioè adesso si è asciugato, mette un tom, non fa più un pattern, cioè, poi ecco, suona open, suona sia mancino che destro, fa delle cose inaspettate, ecco, questo mi piace. Vedo Jeff Porcaro andare avanti, vedo quella cosa che mi piace nei batteristi, no? Poco ma originale. Ma se devo parlare di un batterista che per me è il mio grande innamoramento di questo momento, che potrebbe essere la soluzione anche a tutti i batteristi di oggi che dicono: ma come facciamo senza locali, come facciamo senza i posti, come non c'è occasione per suonare? Allora, Lewis Cole, che questo che tu conosci, perché nel suo gruppo, con il suo gruppo, con la sua cantante Genevieve Artadi, i Nowhere. Comunque Lewis Cole, questo ragazzino che ha fatto, si è diplomato all'università nel jazz, che è capace di mettere le mani sul pianoforte, quindi capace di mettere giù gli accordi, capace di mettere giù una linea di basso, inventa la sua musica. Se la fa lui. E poi usa il web per promuoversi. E in più suona la batteria e ci fa dei groove pazzeschi sopra, sì. Quello è il mio idolo. Adesso quella è la cosa che a me piace, io vorrei essere Lewis Cole in questo momento. Questa cosa, e dà una speranza soprattutto a tutti i batteristi giovani di oggi, perché dici: ma tu salta tutto, fregate, non ti chiamano a suonare, vai a studiare pianoforte, perché quello devi fare per forza. Io non l'ho fatto e non sarò mai in grado di fare quello che fa Lewis Cole, ma per me è il punto d'arrivo. Certo, ma il web in effetti ha aperto la strada a tantissime band che sono nate da collettivi, cose. Cioè, il web, a mio modo di vedere, dipende sempre come lo usi. Se tu lo usi per condividere e per far sapere, per far conoscere in una maniera corretta, arrivi. Se invece lo usi solo per far vedere quanto sei bello. Ma faccio un esempio su di te: tu stai facendo della divulgazione e didattica con un'attenzione, un gusto eccellente. Ecco perché ti guardano. Perché? Perché hai suoni di batteria belli quando senti. È importante sentire un bel suono. Suoni bene, perché non è che quando fai sentire le cose le fai giuste, ed è importante. Dici delle cose interessanti, altrettanto importanti. Quando hai tutto questo che lavora, allora sì che la gente va a vedere e hai successo. Tu hai successo perché hai messo tutte queste cose insieme. Questo è il segreto, secondo me, del web di oggi, per uscire, per farti vedere. Mi sono dimenticato di nominare un paio di batteristi che adoro. Uno è Phil Rudd degli AC/DC, Hola. Che mi fa impazzire per il gusto, per il groove che ha. Non so che cosa mi trasmette nel pum, mi trasmette un'emozione e una carica raffinata. Poi so che ha problemi con la legge, c'ha dei casini, ma non deve essere uno raffinato lui come uomo, ma ha una carica emotiva che mi fa impazzire. E poi l'altro è André Ceccarelli, del quale gradirei che tu mettessi un piccolo pezzettino di traditional, perché lui nella traditional ha molta forza, nel 2-2 nella traditional riesce ad aver forza, ma ha una tecnica tutta sua. Poi, invece con Lucchini mi sono dimenticato di nominare Franco Rossi e Enrico Gazzola, che erano compagni di avventure, e con Franco, perché ne parlavamo prima con la storia di David Garibaldi, lui è stato il primo a farmi conoscere Billy Coban, perché Franco era appassionato. Lui c'era già, dentro era più, fin qua. Aveva già le doppie casse, quindi andavo da lui. Era là con le doppie case, con sta batteria pazzesca, dico: madonna che roba, Billy Cobham, cioè, perché Billy Cobham, cazzo, fa questo. Allora, ma è ancora così, Franco. È ancora così. Cioè, tu vai da lui e ti fa ascoltare, mi regala i libri, prendi sto libro di musica africana, e faccio: no, ma non lo studierò mai, tranquillo, ne ho tre, tieni uno. Fantastico. Tieni uno. È passionale, sì, veramente.
Ho un paio di domande sul tuo rullante. Allora, una la fa Mirko Montalbano che chiede perché la scelta di concepire un rullo Signature con una concezione prettamente vintage, e Antonio Carrara chiede se ti sei basato su qualche altro modello esistente che ti era particolarmente piaciuto. Antonio, tra l'altro, lo conosco, è uno Yamahista, di quelli proprio duri. Mi sono, ho preso come esempio un rullante che ha avuto pochissimo successo, Yamaha, non so per quale ragione, che si chiama appunto Vintage, che è un rullante fatto in quattro strati con due di rinforzo, un po' la vecchia. Io mi sono rifatto a quel rullante, gli ho fatto mettere i tube lug, che mi piacciono perché mi ricordano un mondo del passato, così esteticamente mi piacciono, e poi gli ho fatto mettere la sordina, che è l'unico rullante che aveva la sordina Yamaha, era il Roy Haynes. Dico, ma perché non lo mettete negli altri rullanti? Punto di domanda, non si saprà mai perché non c'è la sordina nei migliori rullanti. Quindi il fusto è sottilino, è con rinforzo, ok. Esattamente. È in acero? È in acero, quindi diciamo ha un suono ciccione, no? È quello lì? È questo qua. Fa vedere. Allora, e lui, diciamo, è un rullante un po' antico, no? Vabbè, qui, sì, però, vabbè, insomma. Vicini come sono, tranquilli? Tutto bene? Tutto bene. Vicini sono ok. Beh, ovviamente è un rullante che mi piace molto perché è versatile. A me piacciono le cose versatili. Ma adesso, se tu mi chiedi qual è il rullante che vorresti avere sempre. Sì, perché tu sai che la mia ultima domanda, che se non è l'ultima, è: se devi fare il disco della vita, che rullante ti porti? Questo è il rullante che mi porto. Cos'è, mi dispiace, alluminio? Ma non è che lo dico perché è Yamaha. Lo dico perché questa volta Yamaha ha eguagliato e superato Ludwig. Attenzione. Perché, no, ma veramente lo dico con sincerità. La pastosità del Ludwig e le qualità del Ludwig, in più una meccanica che il Ludwig non ha, perché Ludwig ha ancora una meccanica difficile. Poi sapete come dai fa casta. Le cose dai casta, poi non si scorda mai, è perfetto, quindi è affidabile. Cosa manca a questo rullante? La sordina. Io divento pazzo, perché questo rullante, se avessi avuto la sordina, mi avrebbe fatto godere, perché infatti, vedete, mancando la sordina io devo gaffare. Bravo. La domanda del rullante te l'ho fatta prima, ti faccio l'ultima, che secondo me è una domanda molto interessante, molto bella. Christian Carboni ti chiede: qual è la più grande soddisfazione a livello musicale, soprattutto umana, che hai avuto in una particolare occasione della tua vita di musicista, batterista o insegnante? Ma il mio ricordo più bello, più tosto, più duro e emozionante è stata l'invito a partecipare alla Groove Night del 2003 a Los Angeles insieme ai miei idoli, quindi appunto, non so, David Garibaldi, John Robinson, Dave Weckl e Michael Blanch. Erano veramente dei batteristi pazzeschi, batteristi di Breaker Brothers, Chris Parker, insomma erano i miei idoli, quindi io mi sono trovato all'interno di questa situazione dove esci sul palco e dopo John Robinson ci sono io. Bello. Insomma, è stata una bella emozione, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato anche forza di credere di più in me stesso. E anche ho ricevuto dai colleghi, da loro, non so, le prove, ho visto un grande cameratismo. Erano tutti un po' strizzati, non è che ho visto tanti che si bevevano la birra prima di salire sul palco per andare su tranquilli, perché comunque ti scontri con dei mostri sacri. Ma durante le prove ho avuto tante belle parole, anche da John Robinson, che mi ha messo proprio a mio agio. Cioè, che figo! Che bello! Più di così, cosa vuoi? Insomma, bravo Christian, hai fatto bene, c'hai un bel groove. Perché sei in mezzo ai top del groove, e io non mi considero un top del groove, questo è il fatto, mi considero un ragazzino ancora che sta migliorando se stesso per arrivare ad avere un minimo di ipnosi ritmica, quindi ti puoi immaginare per me cos'è stata la... Senti, visto che stai parlando di ragazzini, io sono un po' sensibile a questa cosa perché ho tre figli, e visto che tu stai facendo un progetto molto bello che si chiama Progetto Scuole, no? Che stai portando in giro, una cosa divulgativa, culturale, che secondo me rappresenta proprio molto bene la tua figura di artista, mi dici in due parole... Come ti è venuto in mente, perché lo stai facendo, che cos'è questo progetto? Certo, io anch'io ho una figlia, Elena,
E ho iniziato così per gioco a dare il mio contributo nella scuola. Ho pensato, vado nella scuola dove nella scuola elementare dove c'era Elena e inizio a fare un po' di divulgazione musicale, spiego com'è la batteria, faccio dei quiz musicali, indovinate lo strumento, indovinate questo, e ho iniziato a farmi le ossa lì dentro. Lentamente questo progetto ho iniziato a condividerlo con Silvia Volvo, che oltretutto mi fa da manager adesso e mi gestisce anche il web e tutto, diciamo, il social, perché con lei ho sempre lavorato, ha lavorato con Elio Storetese, con la Biba Band, e abbiamo sempre avuto affinità musicali. Anche lei è appassionata di bambini, comunque. Ci siamo detti, perché non facciamo bene questo lavoro? La facciamo diventare una cosa reale. E allora abbiamo inventato questo progetto, che secondo me è abbastanza unico, perché è la prima volta forse che un musicista professionista si mette a servizio di una scuola statale e per dare un contributo, per svegliare le menti dei nostri figli, per dare un germe, no? Figo. Ho visto che lo fai poi anche per i ragazzini più grandi, quindi li fai delle cose più di... c'è il programma, io consiglio di andare a vedere, sì, che fai delle cose proprio educazione musicale, divertente, a tuo modo. Ho visto il video, l'ho guardato e dicevo, no, ma dai, che figata, è veramente così. Beh, sono contento, nel senso che mi dà molta soddisfazione, devo dire, stare con i ragazzini è energetico, ti ripaga molto dello sforzo, della preparazione precedente, perché comunque li devi anche conquistare, perché non puoi andare lì, se non parli di Gali e di Sfera e Basta non ti danno retta, quindi devi prenderli anche con la loro, nella loro musica, certo, e lentamente trasportarli e per fare ascoltare poi magari, dico io, Miles Davis, un assolo di trombe, dice, ma un tema può essere anche suonato da Miles Davis, non solo cantato dal cantante, perché il cantante è l'idolo della vostra vita, esistono anche degli strumenti dietro, e ne approfitto facendo ascoltare della musica bella, dico, questa musica non la ascolterete mai voi in radio o in televisione, quindi aprite le orecchie perché state per ascoltare Burt Bacharach, e non so, faccio un esempio, o gli AC/DC, perché se va bene questi ragazzini qua, il rock, cioè noi pensiamo, ah sì, Led Zeppelin, non li conoscono questi gruppi, e quindi magari è importante far sentire gli AC/DC. Se anche uno di loro va a casa e dice, mamma, ma sai che oggi vorrei suonare uno strumento, bravo. È questo, basta, a me basta quello, ma me ne basta uno dei 300 che mi ascolta, che magari si sveglia in quel momento, parte con la musica, perché è un ragazzino che sarà salvo in futuro, sarà un ragazzino a posto, perché la musica ti dà sicurezze, ti dà equilibrio, ti dà un motivo per essere felice durante la vita. Ragazzi, la chiudiamola così, perché... no. La chiudo così perché questa sembra che l'hai scritta in un copione.